po' di spazio, l'idea è in ritardo e paga con la tripla. Questo è quello che non deve fare l'idea, staccarsi e far mettere in partita Luke Mayer. Su Delaney, fino a questo momento ho visto molto poco, ancora un gioco a due a coinvolgere Heinz. Mi sembra chiarissima la volontà della difesa di Trento. Vorrebbe scappare, ma Tatome lo sconsiglia. Poi può sparare dall'angolo, prende la mira e segna la bomba del più 5. Dopo 6 minuti e mezzo di partita, di Liga non vuole questo pallone, lo restituisce a Roll, porta al blocco, lo scarico per l'angolo. Tatome con la bomba del sorpasso. E arriva il timeout di Lele Molino. Lo brucia, poi penetra e scarica Tatome, cede il tiro a Roll che dall'angolo infila altri 3 punti. Si allunga il parziale di Milano. Brown quasi perde il pallone, poi lo recupera l'assist per Sanders. Williams vuole andare al ferro, sconsigliato da Brooks, si accontenta del layup. La schiacciata di Williams sulla pick and roll laterale, disegnato da Sanders. Osserva la situazione, torna da Moraschini, tutto per linee esterne, blocco di Heinz, il pallone non entra in area. Moraschini trova la bomba che restituisce 6 lunghezze di margine ai suoi. Il tocco rimbalzo di May, la fuga di Brown che evita di Delaney, che coordinazione. Poi trova anche il finger roll, come lo chiamerebbero oltreoceano, del meno 6. Cede il tiro a Roll che penetra e scarica Delaney, evita Brown, si appoggia al tabellone ed è il canestro che permette a Milano di andare al riposo con 7 lunghezze di vantaggio. Sale Forrai che invece dalla panchina è uscito, gran palla per Martin che spazza via anche Heinz e ce ne vuole. Alla fine per ora è quella la differenza, Milano sta tirando 6 su 16 da 3, a due mani sopra il ferro Heinz. Williams da solo, l'urlo di Messina lo avete sentito, credo. Trova Heinz sotto il canestro, si mangia il primo tentativo, poi Morgan lo stoppa, allora Tatome da 3. Era meglio far segnare Heinz. Costretto ad accettare il cambio May. Passo laterale e bomba di Ricky Moraschini. Prova a buttare dentro questa palla, passaggio non facilissimo e Williams come sempre fidelizza con il suo uno contro uno in post basso, va sul centro, semigancio. Panther rimane con Williams, perde il pallone, la fuga di Sanders premiato da Morgan che chiude la l'alley-oop per il pareggio. Time out Messina, che forse è esitato sul canestro precedente. Li tocca il pallone Heinz, altra giocata clamorosa di Kyle Heinz e poi rovesciata a Roll a chiudere il contropiede. 4-0 e il timeout di Molino. Consegnato per Delaney che pensa al tiro ma cambia idea. Rodriguez invece non la cambia! È la bomba del ciaccio! Altro recupero di Heinz. E poi Rodriguez che vede Delaney a due mani sopra il ferro. Più 7.